È una storia che ha per luogo Parigi nell'anno del Signore 1482. Storia d'amore e di passione, e noi gli artisti senza nome, della scultura e della riva, la faremo rivivere da oggi all'avvenire. E questo è il tempo delle cattedrali, la pietra si fa statua, musica e poesia, e tutto sale su verso le stelle, su mura e vetrate, la scrittura e architettura, con tante pietre e tanti giorni, con le passioni secolari, l'uomo ha elevato le sue torri, con le sue mani popolari, con la musica e le parole, ha cantato cos'è l'amore, e come vola un ideale nei cieli del domani. E questo è il tempo delle cattedrali, la pietra si fa poesia, e tutto sale su verso le stelle, su mura e vetrate, la scrittura e architettura, in questo tempo delle cattedrali, la pietra si fa. Sale su verso le stelle, su mura e vetrate, la scrittura e architettura. Crolla il tempo delle Salve a tutti amiche e amici di Radio 2 Show e Bevenza, e bentornati ad una nuova puntata di Cabaret tra cinema e teatro. Oggi torniamo indietro nel tempo e parleremo di una strana storia d'amore che conoscono tutti e che sia l'arte sul palco che quella sul bianco lenzuolo hanno omaggiato. Lasciamo prima però la parola alla nostra sigla. Cabaret tra cinema e teatro. Eccoci qui, pronti per una nuova puntata di Cabaret tra cinema e teatro. Qui è Francesco che vi parla e vi saluta. Oggi, come già detto, parliamo di una celebre storia d'amore, un po' particolare. Molti avranno riconosciuto la canzone, ovviamente. Oggi, infatti, parleremo di Notre Dame de Paris, la storia del campanaro parigino gobbo. Scritta nel 1831 dalla penna di Victor Hugo, fu il primo romanzo di successo dell'autore. La storia, come ha detto la canzone, si svolge a Parigi nel 1482. Quasimodo è un giovane deforme, sordo e muto, abbandonato dai propri genitori, che vive di nascosto nella grande cattedrale gotica. È allevato da Claude Frollo, arcidiacono che parla con lui a gesti. Questi, devoto e dedito all'alchimia, prova un'ingiustificata e potente passione per la giovane Esmeralda, una gitana che vive nella comunità spagnola zingara della periferia della città. Frollo convince Quasimodo a rapirla e portarla via.
Durante il rapimento, però, Quasimodo viene arrestato dal capitano delle guardie Febo. Poiché l'ha salvata, Esmeralda si innamorerà di quest'ultimo perdutamente. Frollo si tiene alla lontana da tutto e lascia che Quasimodo subisca le conseguenze di un gesto che non ha fatto. Durante le torture, la zingara ha pietà del suo rapitore e gli porta dell'acqua. È la prima volta che qualcuno fa qualcosa per lui, così Quasimodo capisce di amarla. Febo, però, tenta di approfittare della sua influenza sulla ragazza e decide, per mero divertimento, di chiederle un incontro mattutino. Durante questo, però, Frollo, che aveva chiesto al capitano di poter assistere al momento, preso da un furioso attacco di gelosia, lo pugnala alle spalle e scappa. La giovane viene accusata di omicidio e stregoneria. Nelle segrete della prigione, Frollo va a trovare Smeralda. Ammettendo il suo omicidio, le dice che in cambio della salvezza lei deve concedergli amore. Esmeralda si rifiuta e si avvicina sempre di più alla condanna. Mentre la portano alla forca, la processione passa davanti alla cattedrale. È così che Quasimodo la salva e la porta con sé. Qui, protetta dal diritto di asilo, la zingara conosce meglio Quasimodo e scopre il suo carattere dolce e altruista. Ma è tutto vano. Gli altri zingari, compresi il capo Clopin e il poeta Gringoire, si mostrano davanti alla chiesa chiedendo la grazia per lei. Tutto che finisce con una valanga di frecce, Clopin morto e Esmeralda di nuovo con i gendarmi. Durante la sua esecuzione il sadico Frollo ride, cosa che non piace a Quasimodo che lo scaraventa giù dalle scale. Nella folla si riconosce anche Febo, rimesso in piedi dopo l'attentato, che si è sposato ed è indifferente a tutto. Ormai solo e senza nessuno, Quasimodo decide di addormentarsi accanto al luogo dove è sepolta la donna che ha amato, senza più muoversi. Una storia coinvolgente che vede come protagonista una donna ammaliante e zingara. Andrò con chi? Zingara.
lievi nudi, lontana infanzia, sopra i monti da giù in Provenza, per lì zingari il mondo è grande, il mondo è grande, e continua ad andare avanti, fino a limiti più distanti, con gli zingari in capo al mondo, in capo al mondo. Eccoci di nuovo qui a Cabaret tra cinema e teatro. Oggi stiamo parlando del Gobbo di Notre Dame. Abbiamo appena affrontato la trama, parliamo ora della nostra specialità, i rifacimenti e gli omaggi a questa storia. La prima, che merita un capitolo, è la celebre opera popolare firmata da Riccardo Cocciante e il canadese Luc Plamondon, intitolata appunto Notre Dame de Paris, opera che oggi ci sta concedendo le musiche. La prima è stata a Parigi nel 1998. Il regista seguì i desideri degli autori. Non sviluppò l'azione teatralmente come in un musical. L'allestimento ha seguito e segue tuttora nei suoi rifacimenti una forma semiscenica. Cioè, per farla breve, vediamo scenografie e cantanti in costume, ma che interagiscono solo parzialmente tra di loro e interpretano i brani quasi in forma di concerto, alternandosi al corpo di ballo che esegue le coreografie separatamente. La prima italiana è stata nel 2002 al Gran Teatro di Roma. La trama fu cambiata in piccolissime parti. Per esempio, venne aggiunto un ruolo a dir non poco importante. Ai fini della trama del libro ha un ruolo piccolissimo, ma in questo spettacolo no. Questo ruolo è la fidanzata di Febbo, Fiordaliso. Questo personaggio nel libro è praticamente inesistente, se non nell'ultima parte. Lo spettacolo ci mostra invece un Febbo già fidanzato quando conosce Smeralda. Lascia Fiordaliso per poter andare a letto con lei, poi torna da Fiordaliso, la quale non perdona niente all'uomo, a meno che non venga garantita l'impiccagione della zingara. Il cast divenne popolare in seguito al grande successo che lo spettacolo ha avuto. Nei panni di Quasimodo abbiamo visto Jody Tonno, Lola Ponzo interpretò Esmeralda, Vittorio Matteucci un bravissimo Frollo, Gringoire Matteo Setti, Graziano Galadone Febbo, Marco Guerzoni Clopin e Claudio D'Ottavi Fiordaliso. Il risultato fu immenso. Basti pensare che la rappresentazione francese finì nel Guinness dei primati come maggior successo al primo anno di rappresentazione. Spettacolo in due atti che si fermò nel 2012 al decimo anniversario, che però è stato ripreso nel 2016 ed è ancora in tournée con molti del cast originale, quali Lola Pons, Matteucci, Di Tonno e Galatone. Spettacolo affascinante e coinvolgente che vede tante ambientazioni, compresa la segreta Corte dei Miracoli.
eterno, fratello della miseria. Toccherete da noi nessun cielo né inferno, non c'è inferno né cielo, c'è il marcio, ecco chi c'è. In questo marcio ci siamo noi vermi di terra, il sangue col vino noi lo mescoliamo. Tu sei dentro la porta e dei miracoli, facciamo l'amore come viene viene. Briganti danzanti con i mendicanti, nei pranzi del mondo siamo noi gli avanzi. Siamo noi questa corte dei miracoli, ci siamo noi della corte dei miracoli. Siamo tutta una razza, gente svelta che passa. Noi non abbiamo bandiere, nemmeno la fede, né bandiere né fede. Facciamo che stracci, la mia pelle ha un colore la tua, e pisti e gitani una è la canzone. Tu sei dentro la porta dei miracoli, noi siamo innocenti come i delinquenti. Sei la voce alla porta dei miracoli, un solo bicchiere al ladro, all'assassino. La giustizia ci passò vicino. Siamo noi questa corte dei miracoli, ci siamo noi della corte dei miracoli. Poeta Gringoire, tu sarai impiccato. Chi sei tu, tu che sei penetrato nel ventre alla corte tra noi, alla corte tra noi, alla corte tra voi, qui nel ventre non so che solo una donna, se ti sposa ti salva. Senti, a me i poeti vanno solo impiccati con la corda alla gola, con la corda alla gola. Una donna dov'è? Una donna dov'è? Guarda un po' chi si vede, la bella Esmeralda. Dimmi se te lo sposi, dimmi se te lo prendi, quel poeta di niente. Se penso a farlo, lo sposerò. Voglio sposarmi o morirò. Tu sei dentro la corte dei miracoli, facciamo l'amore come viene me. Sei davanti alla corte dei miracoli, brillanti danzanti con i mendicanti. Tremo forte alla corte dei miracoli, i pranzi del mondo siamo noi gli avanzi. Siamo noi questa corte dei miracoli, ci siamo noi della corte dei miracoli. Gitani, una è la canzone, tu sei dentro la corte dei miracoli. Non siamo evasori ma dalle prigioni, sei davanti alla corte dei miracoli. Un suono di chiara, ladro, l'assassino, trema forte alla corte dei miracoli. A noi la giustizia ci passò vicino, siamo noi questa corte dei miracoli. Ci siamo noi della corte dei miracoli. Che miracoli vuoi, alla corte da noi, alla corte dei miracoli.
cabaret tra cinema e teatro. E siamo ancora qui a Cabaret tra cinema e teatro. Qui è Francesco che vi parla e vi tiene per mano in questa puntata dedicata alle varie rappresentazioni de Il Gobbo di Notre Dame. Il musical di Cocciante è sicuramente una delle rappresentazioni teatrali più famose, ma non è stata l'unica a calcare il palco. Una delle prime da citare è sicuramente il balletto del 1844 La Esmeralda, su musica dell'italiano Cesare Pugni. Il balletto è importante da ricordare soprattutto per le coreografie dirette da Jules Perrault, maestro di danza, reso celebre perché dipinto nei quadri delle ballerine di Degas. Opera diversa dalla trama originale, poiché tra la zingara e il capitano delle guardie nasce un vero amore e finisce anche bene. Altro balletto è del 1965 di Roland Petit, un coreografo francese che scrisse questo balletto nel 1965, che lui stesso interpretò nel ruolo di Quasimodo. Venne eseguito dalla Paris Opéra Ballet, con i costumi firmati, pensate, da Yves Saint Laurent. Un altro balletto è firmato da Maurice Jarre, tre volte premio Oscar per le colonne sonore, spettacolo che andò in scena postumo all'autore e che vide nel ruolo di Quasimodo l'étoile Roberto Bolle. Altro spettacolo da considerare è Quasimodo, il Gobbo di Notre Dame, di Gennaro Duccilli, andato in scena a giugno del 2007. È l'unica, che si sappia, opera in prosa del romanzo di Hugo. Sono tutti spettacoli che ci conducono in quel periodo lontano, quando l'umanesimo stava illuminando le menti medievali, il Rinascimento stava per sbocciare e Firenze iniziava ad essere il luogo dove avvenivano molte novità. Parlami di Firenze e della Rinascenza, novità di Bramante e di Stil Novo e Dante. Si racconta Firenze che la terra è rotonda e che c'è un continente alla fine. Vivano laggiù e cercano nel vento il nuovo orientamento della rotta alle Indie. C'è Lutero che inventa un nuovo testamento e noi siamo all'alba. Il modo di capire con le presse a Norimberga sta stampando l'avvenire sulla carta poesie tesi, satire, eresie. Aria nuova farà nuovo chi la piccola cosa ucciderà le grandi, il libro ucciderà altari e cattedrali. La stampa imprimerà la morte sulla pietra, la Bibbia sulla chiesa. Sopra Dio. E questo uccide quello. Navi vanno laggiù.
ascoltando Cabaret tra cinema e teatro. Ed eccoci di nuovo a Cabaret tra cinema e teatro. Qui è Francesco e oggi stiamo parlando di Il Gobbo di Notre Dame. Ci siamo soffermati sul teatro, ma la settima arte? Certo, anche lei ha omaggiato la storia di Hugo. Una prima pellicola di soli 10 minuti risale al lontano 1905, intitolata Esmeralda. Nel 1923 invece esce Il Gobbo di Notre Dame, film muto che però si dimostra uno dei migliori rifacimenti. La pellicola risultò rivoluzionaria per due motivi. Il primo sono le ricostruzioni sceniche, ben fedeli al finire del 400. Abbiamo oggi i computer, all'epoca si faceva tutto a mano, per cui... Inoltre, Lon Chaney, che interpreta Quasimodo, diventò una vera star con questa parte e il suo trucco, così abominevole, fu fonte di ispirazione per altre pellicole che lo videro protagonista, come il film Il fantasma dell'opera del 1925. Nel 39 ci fu il primo Colossal. Oddio, più che altro è uno dei film più apprezzati dalla critica. Notre Dame era intitolato e vedeva Charles Laughton nel ruolo di Quasimodo e Maureen O'Hara nei panni di Esmeralda. Trama un po' diversa, visto che quest'ultima si salva e fugge con i suoi zingari. Altri importanti interpreti però fecero parte di questo film, come Thomas Mitchell nei panni di Clopin e Alan Marshall in quello di Febo. Nel 56 il regista francese Jean Delannoy dirige un altro Notre Dame de Paris. Questo però sarà diverso perché per la prima volta ci saranno i colori. Alcuni lo ricordano per un altro motivo. Il film infatti vide Anthony Quinn nei panni del Gobbo Campanaro e l'italiana Gina Lollobrigida nei panni di Esmeralda. È considerato uno dei più fedeli al romanzo, poiché compaiono anche dei dettagli che in molti non c'erano. Escludiamo la tragicità finale, ma anche la presenza di alcuni personaggi, come lo zingaro fratello di Frollo o la capretta di Esmeralda, Giali. Un'altra importante rappresentazione dell'82 per la televisione americana, intitolata Il Gobbo di Notre Dame. Anche qui ci sono degli interpreti d'eccezione. Anthony Hopkins interpreta Quasimodo, David Suchet Clopin e Derek Jacobi Frollo. Questo a mio avviso è un cattivo veramente strano e il suo tormento ce lo canta ora Vittorio Matteucci in una delle canzoni del musical. Se ragiono, se sogno, annego il mare a lei. Sento i sentimenti miei che non ho sentito mai. L'onda che non affrontai mi distruggerai, mi distruggerai. E ti maledirò finché avrò vita e fiato. Mi distruggerai, mi distruggerai. Tu mi hai gettato nell'abisso di un pensiero fisso. Mi distruggerai, mi distruggerai, mi distruggerai. Io cado in te tentazione e tutto al diavolo va. La scienza e la religione e virtù e castità. Io guardo un orlo di gonna e vedo abissi di donna. La gonna gira e mai, mai per me la toglierai. Thank you.
distruggerai, mi distruggerai, mi distruggerai. Ed eccoci di nuovo qui a Cabaret fra cinema e teatro. Qui è Francesco e oggi stiamo parlando del Gobbo di Notre Dame. Abbiamo parlato del film e degli spettacoli teatrali che si ispirano al romanzo francese. È giusto però ricordare anche un altro rifacimento. La mia generazione è quella che lo ricorda meglio. Il Gobbo di Notre Dame della Walt Disney del 1996. La trama ovviamente è diversa, poiché Febo è buono, l'amore con Esmeralda è puro e vince contro le avversità. Addirittura lui e Quasimodo si conoscono e collaborano. Anche dolce l'idea, molto Disney, dell'introduzione di personaggi comici come i tre gargoyle, Hugo, Victor e Laverne. I nomi dei primi due sono facili da intuire se li chiamiamo in un altro modo. Se vi dicessi Victor, Hugo e Laverne sarebbe meglio? È il 34esimo film della Disney e il secondo della cosiddetta trilogia del diverso. Insieme a Pocahontas e Mulan, infatti, questo film inserisce temi molto forti e diversi da quel mondo tutto fate e finali allegri della Disney. Ci parla ad esempio di infanticidio, con Frollo, non più arcidiacono ma giudice, che tenta di uccidere Quasimodo in fasce in un gelido pozzo. E, sempre il cattivo, ci parla di temi cattolici forti come la lussuria, il peccato, lo strofinarsi del foulard di re sul viso di Frollo mentre è davanti al camino con l'immagine di Esmeralda che balla e lancia un bacio dalle fiamme non è una cosa così leggera. I colori pure connucono il pubblico in un mondo carico di simboli. Esmeralda balla in rosso lussuria appunto davanti a Frollo, ma lui è sempre circondato dal nero della notte e dal rosso delle fiamme dell'inferno. Quasimodo è verde come la speranza che porta in cuore, Febo è giallo come il sole del suo nome e della forza che porta nella rivoluzione contro Frollo. I doppiatori non furono da poco. Gli americani erano Tom Hulce per Quasimodo, Demi Moore per Esmeralda, Kevin Kline per Febo. Anche gli italiani non furono da meno. Rodolfo Laganà doppiava il gargoyle Hugo, Hugo Sisio Laverne, Mietta Esmeralda, Roberto Piedicini Febo, Eros Pagni Frollo e Massimo Ranieri Quasimodo. Tre uomini. Tre visioni dell'amore completamente diverse. Bella, la parola bella è nata insieme a lei, col suo corpo e con i piedi nudi. Lei è un volo che afferrerei e stringerei, ma sale sull'inferno a stringere me. Ho visto sotto la sua gonna da gitano, con quale cuore trego ancora Notre Dame. C'è qualcuno che le scaglierà la prima pietra, sia cancellato dalla faccia della terra. Volesse il diavolo, la vita passerei con le mie dita tra i capelli di Esmeralda. Bella è il demonio che si è incarnato in lei, strapparmi gli occhi via da Dio. Lei che ha messo la passione e il desiderio in me, la carne sa che paradiso è lei. C'è in me il dolore di un amore che fa male e non mi importa se divento un criminale. Passa come la bellezza più profana, lei porta il peso di una croce.
porta io vorrei per la sua porta come in chiesa entrare in me. Bella, lei mi porta via con gli occhi e la magia, e non so se sia vergine o non sia, c'è sotto venere la donna sua rossa, mi fa scoprire il monte non da via. Esmeralda se c'è ho visto sotto la sua donna da città con quale cuore prego ancora Notre Dame c'è la terra volesse il diavolo la vita passerei con le mie dita tra i capelli di Esmeralda. E siamo qui per l'ultima parte di questa puntata di Cabaret tra cinema e teatro. Non c'è un vero motivo per cui oggi ho voluto parlarvi del Goppo di Notre Dame. Forse perché mentre scrivevo mi è venuta in mente una persona che mi faceva ricordare questa storia. Esistono tante coppie strampalate al mondo. Ci sono i grassi con i magri, gli alti con i bassi. E ci sono anche i farabutti con gli onesti. Tutti noi, anche coloro che lo negano, cerchiamo l'amore. Purtroppo ci saranno sempre delle smeralde che giurano amore eterno e si autoconvincono per degli uomini che non provano la stessa cosa, e ci saranno sempre purtroppo dei quasimodi che corrono presto a delle zingare che pensano ad un febo. Ma non dobbiamo arrenderci, perché alla fine qualcosa si smuoverà. E in questa maniera un po' malinconica, anche se estiva, io vi saluto e vi do appuntamento la prossima settimana, perché anche questa puntata è giunta al termine. Io vi ringrazio per l'attenzione che ci date e vi ricordo che potete scaricare queste altre puntate sul nostro sito. Un abbraccio dal vostro Francesco, che vi ringrazia e vi abbraccia e vi dà appuntamento ancora una volta la prossima settimana, sempre qui su Radio Tuscia Web Events, sempre con Cabaret tra cinema e teatro, con nuove curiosità e nuove storie. Continuate a seguirci, ci aggiorniamo.